Ciao a tutti, oggi facciamo la torta tenerina, la facciamo in versione natalizia. E iniziamo così. 4 uova, lo zucchero, 130, della farina, 60 g, 200 di cioccolato fondente e 100 g di burro. Allora iniziamo a rompere le uova e a separare i tuorli dagli albumi. Montiamo anche i tuorli e nei tuorli ci mettiamo 130 di zucchero. Ho sciolto 200 g di cioccolato fondente con 100 g di burro nel microonde. Volendo si può fare a bagnomaria se non avete il microonde. Ecco, raggiunta questa consistenza già molto cremosa che fa gola anche così, aggiungiamo la farina 60 g. Ora aggiungiamo gli albumi montati a neve fermissima. E questo è l'impasto finito, bello spumoso. Stampo da 22 cm. Carta da forno. Si chiude a rettangolo e poi si chiude ancora a quadrato. E poi facciamo degli spicchi, metto la punta dentro lo stampo, al centro, e poi taglio l'eccesso. E più o meno è venuto un cerchio. Adesso versiamo l'impasto. La particolarità di questo impasto è che non contiene lievito, quindi la torta non gonfierà, però rimarrà veramente morbida. Questa tortina va in forno a 180 gradi per 20-25 minuti, dipende dal vostro forno. Per decorare la torta useremo la panna montata e i frutti di bosco. Per la panna montata ci serviranno 250 ml di panna fresca, 60 g di zucchero, la scorza grattugiata di un'arancia. Un trucchetto per riempire la sac à poche senza fare fatica. Sac à poche dentro e abbiamo le mani libere per poterla riempire. Taglio la puntina. Se vi piace potete mettere la bocchetta a stella, altrimenti creiamo dei ciuffetti così. Decoriamo con... Io ho scelto lamponi e more, poi a vostro gradimento, come più vi piace. E poi aggiungiamo lo zucchero a velo, tanto per dare un tocco di Natale ancora in più. Io decoro con una stellina di pan di zenzero, però voi se volete qualsiasi altro biscottino di pasta frolla, oppure con i famosi cioccolatini alle nocciole. Questa è la mia torta tenerina, vi assicuro che si scioglie in bocca. Vi auguro buone feste e alla prossima ricetta. Ciao! Dobbiamo separare i tuorli dagli albumi e io inizio. No.